Ti sei mai chiesto come fanno band come Hillsong, Bethel e Elevation Worship a sembrare così bravi e così professionisti? E vorresti essere come loro? Beh, non puoi perché loro sono dei professionisti veri e tu non sei bravo, quindi puoi uscire da questo video. No, sto scherzando. Se vorresti portare il livello della tua lode e adorazione in chiesa al prossimo livello, allora questo video fa veramente al caso tuo. Ciao a tutti, mi chiamo Gioele Capuano, per chi non mi conosce, e sono un worship leader in una chiesa a Città della Pieve in provincia di Perugia, e in questo canale faccio video come questi, cioè tutorial che spiegano svariate cose in ambito della chiesa, e faccio anche cover di canzoni nuove che potete usare nella vostra chiesa. Quindi se vi piacciono questi video e vorresti guardarne altri, iscriviti al canale e fammi un piacere. Se questo video ti piace e vorresti mandarlo a altre persone che magari vogliono implementare nella loro chiesa queste cose di cui parlo, fammi un piacere e condividi questo video così da raggiungere più persone. Quindi, come ho detto prima, come fanno band come Hillsong, Bethel, Elevation Worship, eccetera, eccetera, a sembrare così bravi, così professionisti, che non sbagliano mai niente? Beh, oltre il fatto che loro veramente sono artisti e sono musicisti che sicuramente hanno studiato, che veramente sono talentati dalla nascita e si sono allenati tutta la loro vita, questo non lo possiamo mettere in dubbio, che sono veramente, veramente a un altro livello rispetto a noi. Mi ci metto a me di mezzo, poi c'è gente molto più brava di me anche in Italia, però rispetto allo standard in Italia sono veramente molto più in avanti, cioè l'abbiamo proprio persi di vista, non c'è competizione. Però non è un fatto di competizione. Quindi, oltre al fatto di essere veramente, veramente bravi e di essere veramente tanti, guardate per esempio quando fanno i concerti all'aperto. Uno che mi viene in mente è un concerto Hillsong che hanno fatto a Israele. Erano non so quanti che suonavano, comunque erano veramente tanti. Oltre al fatto che sono tanti e che sono bravi, sono grande e io sono brava. C'è un altro segreto di cui io voglio parlarvi in questo video, che abbiamo iniziato a usarlo anche noi in chiesa già da qualche anno. Cos'è questo segreto? Beh, se voi andate ad ascoltare la registrazione originale, quindi il master per esempio, che ne so, diciamo Oceans, una canzone molto famosa, vi renderete conto che ci sono degli strumenti in quella registrazione che dal vivo non ci sono persone che stanno suonando quegli strumenti. Allora voi dite, chi è che li suona? Forse degli angeli? Forse sì! Però vi dico no, quello che fanno parecchie band come Hillsong, Bethel, bla bla bla, prendono la registrazione master dallo studio in cui hanno registrato separatamente tutti i vari strumenti, la chitarra, le chitarre elettriche, i violini, eccetera, e quando suonano dal vivo, la maggior parte delle volte suonano a seconda di quello che hanno registrato. Cioè, vi spiego meglio, prendendo questa registrazione master, tolgono gli strumenti che stanno suonando in quel momento, per esempio la batteria, la chitarra, eccetera, e suonano simultaneamente agli altri strumenti che in quel momento non stanno usando, per esempio qualche violino, qualche violoncello, qualche chitarra elettrica che è una parte minima, ma che sono, secondo me, non indispensabili, ma veramente necessari per, diciamo, avere questo suono pieno e veramente professionale quando loro suonano. Quindi magari voi direste, allora stanno barando, fanno prima a suonare in playback e a non suonare. No, perché uno, il suono sarebbe proprio artificiale al massimo, e due, si noterebbe, perché c'è una differenza enorme di se tu usi per esempio la traccia di una batteria rispetto a se usi un batterista vero, è tutta un'altra cosa. Quindi non è che barano, ma diciamo supplementano la loro bravura, non so neanche se si può dire, con questo altro suono per riempire, diciamo, con questi altri strumenti, scusate, per riempire questo suono. Quindi voi direste, ma io non posso fare la stessa cosa, perché per esempio siamo una band di solamente 3 o 4 membri e sembrerebbe veramente, veramente artificiale. Ma vi posso dire che noi personalmente abbiamo iniziato che eravamo un chitarrista, un tastierista e un batterista, e il cantante ovviamente, però in quel caso ero io che suonavo la chitarra. E vi dico che da quando l'abbiamo iniziata ad usare, il livello di qualità e di pienezza del suono, non so neanche se si può dire,
è arrivato veramente a un livello altissimo e la maggior parte della gente non si rende conto che c'è una traccia di sottofondo e c'è per esempio un chitarrista che non sta suonando. Ovviamente i musicisti se ne rendono conto, però vi dico che non fa la differenza, perché implementare le multitracce non è che sostituisce quelli che suonano, ma aiuta a quelli che stanno suonando ad essere più nello stesso ritmo, nella stessa unione insieme. Per esempio, molte volte quello che succede quando non si usa un metronomo o le tracce è che magari uno entra in un verso, uno in un coro e non c'è proprio una guida, ma questo è tipo un collante che aiuta, diciamo, la band a essere unita. Quindi, una volta parlato del perché dovreste, diciamo, implementare queste multitracce, ora vi spiego il come. Vi sembra una cosa veramente complicata, dovreste avere chissà che? Sì e no. Diciamo, ora vi parlo di due metodi, uno un po' più semplice e uno un po' più complesso, ma che ovviamente ha dei benefici. Allora, il modo più semplice è di scaricare, ci sono due applicazioni, una da multitracks.com e una da loopcommunity.com, dove sono due siti dove puoi acquistare queste multitracce, e uno si chiama Prime e uno si chiama Playback. Ve lo mostrerei in questo caso come funzionano, però purtroppo, come parecchie cose, è solo per dispositivi iOS, perché noi di Android dobbiamo sempre essere dei cittadini di classe B, sempre. Però in questo caso non ve lo potrei far vedere perché è solo per iPhone e iPad. A parte di Prime, che è anche per Mac, quindi lo potresti usare anche per Mac. E prima cosa, come fai a prendere il suono dal telefono o dall'iPad e metterlo nel mixer? Semplicemente prendi un cavo 3,5 mm jack che va a doppio canon, che poi potresti inserire nel mixer. Poi vi spiego perché due. Perché nell'applicazione vi permette di separare il metronomo dalle tracce, in modo che il metronomo lo sentireste solo in cuffia e le tracce sia in cuffia che all'esterno o in diretta o quello che usate. E cosa vi permette di fare queste applicazioni come Prime e Playback? Semplicemente di importare una multitraccia e di appunto riprodurla dal vivo. Quindi premereste per esempio play a una canzone di Chris Tomlin e potreste, diciamo, abbassare i volumi degli strumenti che state usando in quel momento, per esempio la batteria, la tastiera, eccetera, e usare gli altri per, diciamo, avere un suono un po' più pieno. L'unico svantaggio di queste due applicazioni è che uno vi permettono solo di premere ogni canzone una alla volta, insomma, quindi ogni canzone dovresti premere play a quella canzone, e due vi permette di usare solamente le multitracce che acquistate da quei due siti, quindi separati, Prime solo da loopcommunity.com e Playback solo da multitracks.com. Quindi questo è, diciamo, abbastanza uno svantaggio. Quindi come potresti fare per non avere questi svantaggi? Beh, dovresti scaricare un software un po' più complesso, che è quello che usiamo noi in chiesa. Si chiama Ableton Live. Forse ne avete già sentito parlare. Ableton Live solitamente è usato per registrare le canzoni dallo studio. Lo usano parecchi artisti cristiani e non, appunto, per registrare, per fare un mastering per lo studio. Però il bello di Ableton Live è che non solo è una DAW, Digital Audio Workstation, per lo studio, è anche usata per suonare dal vivo, quindi in questo caso per noi per usare le multitracce. Quindi il vantaggio, il primo, è che potreste usarlo per importare multitracce da qualsiasi parte le trovate, da qualunque sito dove le potete acquistare, da qualsiasi parte che le trovate craccate, quindi questo magari per qualcuno può essere un vantaggio, e vi permette di importarle in Ableton Live e di usarle come, diciamo, supplemento dal vivo. E un altro vantaggio, che è quello che non potete fare con le applicazioni, è, per esempio, le potreste mettere in modo che suonano una dopo l'altra simultaneamente premendo un pulsante all'inizio, e suonerebbero, diciamo, tutta, per esempio, tre canzoni insieme senza premere play, stop, quello che dovete fare con le applicazioni. Quindi questo anche è abbastanza un vantaggio. Però il vantaggio, quello veramente veramente più grande secondo me, è che potreste automatizzare le luci e le slide. In realtà potresti automatizzare qualsiasi cosa che riceve un segnale MIDI. Cosa vuol dire automatizzare? Beh, facciamo un esempio. Le slide. Cosa vuol dire automatizzare le slide? Vuol dire che le slide, attraverso il software
e i segnali MIDI che mandiamo da software come Ableton Live si metterebbero da sole. Quindi non c'è bisogno di un operatore che sta lì a pigiare un tasto sempre per la canzone, che uno è parecchio noioso, e due, quello che succede è che parecchie volte queste persone si addormentano e non mettono le parole nel momento in cui c'è bisogno, oppure le mettono dopo, e parecchie volte la chiesa sta così che non conosce bene la canzone e non si sente libero di adorare. Veramente non è una cosa piccola, eh? Parecchie volte succede questo. Quindi automatizzare vuol dire che tu potresti mettere in Ableton Live, per esempio, nel verso mettereste un segnale MIDI che in quel preciso momento manda la slide, quindi non ci sarebbe mai un errore e mai un ritardo di una slide. Quindi questo è un vantaggio enorme. Potreste fare la stessa cosa con le luci. Voi non sapete che potenza ha questo software. Può controllare tutto un palco di luci e potresti, per esempio, realizzare questo spettacolo di luci e potrebbe muovere le luci, accendere, spegnere, fare un sacco di cose. Noi in chiesa ancora non abbiamo luci perché non è, diciamo, perfetta, perché c'è parecchia luce naturale nella nostra chiesa. Però ci sono chiese che usano Ableton Live appunto per fare questo. In realtà potreste automatizzare parecchie cose. Per esempio ci sono delle telecamere che puoi automatizzare, le puoi muovere con segnale MIDI. Veramente ci sono infinite cose che puoi fare con Ableton Live. Però l'unico svantaggio di Ableton Live è che è un software veramente veramente complesso, sia all'inizio perché l'interfaccia non è per niente familiare, e due, anche da imparare. Io ci ho messo, essendo che nessuno me l'ha insegnato, ci ho messo veramente tantissimo tempo tra sbagli, anche in chiesa, mentre suonavamo succedeva che smetteva di funzionare per qualche problema, quindi è veramente veramente complesso. Però se vi piace, diciamo, questa idea di queste multitracce, io vi prometto che in futuro farò un video che parla in dettaglio di come, diciamo, costruire un set di multitracce per suonare in chiesa. Quindi se vi piacerebbe guardare un video del genere, fatemelo sapere per favore nei commenti, così so se in realtà vi piacerebbe questa idea e se vi piacerebbe, diciamo, implementare queste multitracce, oppure nessuno lo vuole fare perché non c'ha voglia, che pensa che è troppo complicato. Però io vi dico, se volete portare, diciamo, la vostra worship, la vostra lode e adorazione al prossimo livello di creatività, di produzione, vi dico che questo veramente è il metodo adatto per farlo. Quindi se vi è piaciuto questo video, come ho detto prima, per favore iscrivetevi al canale e mettete mi piace, e come ho detto prima, se magari c'hai qualcuno che pensi che gli possa interessare questo video, condividilo, e anche sui social, metterò sui social dei brevi spezzettoni o link eccetera. Ti prego, condividi questo video appunto sui social, magari seguimi se hai qualche domanda o scrivila nei commenti. E per ora ci vediamo al prossimo video. Ciao!